trovati su Padre Pio TV, siamo in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo. Io sono appena passato dall'altro lato dello studio dopo aver chiacchierato con il direttore Stefano Campanella di argomenti ecco della sua rubrica Teleobiettivo. Bene, oggi mi ritrovate eh, qui all'agenda del santuario per aiutarvi a districarvi tra i tanti appuntamenti eh, che caratterizzano la vita del nostro santuario ma non solo perché con questa eh, pagina della nostra tv vogliamo anche gettare uno sguardo su quello che succede nel nostro territorio in maniera particolare quelle attività legate alla spiritualità eh, che ai passi della spiritualità che si possono percorrere sul gargano dal santuario di San Matteo a quello di San Giovanni Rotondo fino ad arrivare alla Sacra Spelonca di Monte Sant'Angelo e magari a Pulsano e perché no, magari spingerci anche un po' oltre per andare a scoprire quelle che sono le altre realtà che arricchiscono, che possono arricchire i nostri passi spirituali, la nostra vita spirituale, appunto, nei pressi eh, di San Giovanni Rotondo all'ombra del nostro amatissimo Padre Pio, bene, io partirei subito con il condividere con voi, grazie alla regia di Luigi Martino e Vito Ciavarella, il nostro, la nostra tabella degli orari, delle celebrazioni che presto vedrete a tutto schermo per ricordarvi che dal lunedì al venerdì le nostre sante messe fino a... Uh, cioè in questo periodo dell'anno sono tutte celebrate come potete vedere nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a partire dalle 6.30 con la prima messa, 7.30 la seconda messa, 10.00 e 11.30 le successive messe mattutine che come vedete ecco, vengono celebrate dal lunedì. Al venerdì, ma anche il sabato la domenica e tutte le festività. Durante i giorni eh, infrasettimanali, l'unica eh, messa eh, serale, la messa vespertina, è quella delle 18, mentre nel fine settimana, sabato domenica e festivi. Prima della messa delle 18 c'è cioè quella delle 16:30. E, e poi solo domenica e festivi c'è cioè quella delle 19:30. Ne approfitto per ricordarvi anche gli orari delle confessioni che vengono svolte sempre nel santuario Santa Maria delle Grazie tutti i giorni dalle 8:15 alle 12:45, poi nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Per prenotare le celebrazioni di sacramenti, battesimi matrimoni, prime comunioni, cresime, anniversari, eh, bisogna mettersi in contatto con l'ufficio Accoglienza Pellegrini, quell'ufficio che è all'ingresso del sagrato della nuova chiesa, della chiesa di San Pio di Pietrelcina e eh, ecco il numero di telefono, lo appena avete letto in sovrimpressione io pregherei la regia di riproporlo, lo 0882... 417 500 oppure collegarvi al nostro sito internet, attiva anche l'email info chiocciola santuariopadrepio.it. Bene eh, prima di eh, andare ad affacciarci su quello che su quelle che saranno le attività dei prossimi giorni. Vogliamo recuperare velocemente i momenti salienti della settimana eh, appena che ci siamo lasciati alle spalle. che chiudeva un po' le festività natalizie, quindi vedo già il nostro ministro provinciale, Fra Francesco di Leo, durante l'omelia della Messa dell'Epifania, ne ascoltiamo uno stralcio. Siamo venuti per adorarlo, dicono i magi. L'adorazione è un gesto riservato solo a Dio. Nell'intento dei magi, dunque, non c'è nulla di politico. Ma solo il desiderio di vedere quel bambino che adempie le promesse antiche, di adorarlo e di offrire a lui dei doni. L'adorazione, accennavo poc'anzi, è un gesto riservato solo a Dio, per cui qui si va anche oltre il riconoscimento della messianicità, per entrare nella dimensione divina e pasquale della persona di Gesù Cristo. E dunque profetico anche il gesto dei magi. In questo brano l'Evangelista Matteo usa tre volte il verbo adorare, ma anche dopo nel suo Vangelo lo userà spesso perché esprime l'atteggiamento della comunità cristiana in preghiera e in adorazione dinanzi al suo Signore risorto. Adorare allora significa orientare tutta la vita nella direzione di quel Dio che si è fatto uomo per farci come Lui. Significa riportare al centro della nostra vita la sua persona, piegare solo a Lui la nostra mente e anche il nostro corpo. Solo dinanzi a Lui dobbiamo inginocchiarci con l'atteggiamento nuovo di chi si converte e sa riconoscere in quel bambino il Messia promesso, il Salvatore, il Dio fatto uomo. I magi hanno cercato il bambino ed hanno trovato il volto di Dio, hanno dato senso al loro cammino, si sono fidati della stella ed hanno visto la verità fatta carne, hanno creduto. Anche noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Il bambino che è nato si presenta anche a noi come una situazione scomoda perché scombina i nostri piani, smuove e mette in discussione le nostre sicurezze e le nostre certezze. Spesso ci lasciamo ingannare anche noi dai tanti erodi che cercano di adombrare o addirittura uccidere eliminare la verità che è dentro di noi e non ci permettono di compiere un gesto autentico di adorazione. Dobbiamo probabilmente combattere anche noi contro le rode dell'orgoglio, dell'egoismo, contro le rode dell'edonismo. Dobbiamo combattere le rode delle mode che ci condizionano, di una politica vuota. È spesso per niente interessata al vero bene comune. Dobbiamo combattere le rode dell'arrivismo e dei facili successi. Pur sapendo che Gesù è il Signore, spesso facciamo fatica ad assumere nei suoi confronti l'atteggiamento di adorazione e far dono di ciò che siamo e non di ciò che abbiamo, perché niente è nostro veramente. Spesso distratti dai bagliori delle cose effimere non riusciamo a capire che bisogna cambiare strada per andare verso il centro che è Cristo. Molto bella la riflessione eh, fatta dal nostro ministro eh, provinciale Francesco Di Leo durante eh, l'omelia della festa dell'Epifania, a cui ha fatto seguito, eh, la celebrazione, a celebrazione appena conclusa, la processione di San Giuseppe, la Madonna del Bambino con i re magi. Ecco già alle mie spalle, vedete la rappresentazione eh, vivente dell'arrivo dei magi. A, um, ai piedi di Gesù bambino che per l'occasione ecco, durante la messa dell'Epifania come dicevo a conclusione della celebrazione hanno raggiunto uh, l'altare dove i re magi che vedete in processione uh, hanno portato i propri doni al bambino Gesù eh, Bambin Gesù che con la Madonna e San Giuseppe seguiti dai re magi hanno poi fatto eh, come dire eh, si sono mossi verso il presepe artistico realizzato dal nostro padre guardiano fra Rinaldo Totaro sul sagrato della chiesa Santa Maria delle Grazie un presepe davvero molto bello, suggestivo, ricco di tanti significati un presepe che resterà aperto ancora per diverso tempo, per cui chi non avesse già avuto modo di visitarlo è invitato a farlo, perché è davvero un presepe che ha richiesto tanto lavoro, ma che ha dato, un ottimo, ha dato degli ottimi risultati. Eh, giorni molto particolari, quelli che hanno caratterizzato anche... Eh, le ultime festività, l'ultimo periodo delle festività natalizie, qualche giorno prima dell'Epifania c'è stata anche la prima messa di Don Donato Pio Dota, vediamo già le immagini del suo ingresso nella chiesa Santa Maria delle Grazie, tanti i sacerdoti che lo hanno accompagnato, in maniera particolare ce n'era uno di cui lo stesso Don Donato, a cui lo stesso Don Donato restituisce un piccolo tributo perché ecco c'è la coincidenza con una data particolare. Lo ascolteremo tra qualche istante, appena lo vedremo davanti al microfono eh, che appunto saluterà i presenti. Eccolo qui. Del Figlio e dello Spirito Santo. la grazia del Signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi e con il tuo Spirito abbiamo ascoltato l'annuncio dell'angelo che ci invita ad adorare il bambino di Betlemme e questa mattina voi vi unite a me in questa particolare celebrazione in cui rendo il mio grazie attraverso il sacrificio santo dell'Eucaristia, il mio primo sacrificio solenne. E insieme a me vi sono molti sacerdoti che ringrazio per la presenza e la partecipazione. Saluto con stima e affetto. Sua Eccellenza Monsignor Domenico D'Ambrosio e gli formulo i miei auguri nel giorno del suo 34 anniversario di ordinazione episcopale. Auguri Eccellenza. E saluto tutti voi qui è presenti. L'anniversario la, di cui vi stavo facendo cenno, quindi una festa nella festa. Un altro appuntamento importante, ormai prossimo, che appunto vedrà nuovamente la Chiesa Santa Maria delle Grazie come luogo in cui si compirà un'altra grazia, è quello di giorno 13, giorno della professione perpetua di Fra Pierluigi. Placentino che è stato nei nostri studi solo qualche giorno fa raccontandoci la sua esperienza di fede e la sua vocazione. Intanto stiamo vedendo la locandina che ci ricorda appunto la professione perpetua di Fra Pierluigi sabato 13 gennaio ore 18 presso il santuario Santa Maria delle Grazie. Abbiamo il tempo di ascoltare un suo breve intervento. Qui negli studi di Padre Pio TV, in una delle ultime puntate condotte da me e Maria Pia, dove ci spiegava eh, come è nata la sua vocazione. Per cui prego la regia di inviare questo brevissimo contributo video, poi ci fermeremo per qualche istante per la pubblicità essenzialmente. La figura di Padre Pio l'ho conosciuto in un secondo momento, eh, sia nel convento, ma... a colpo di scena veramente? Eh, sì, sì, esatto, sì, ma la, la mia attrazione era stata soprattutto per San Francesco. La figura di Padre Pio, come dire, è come se era messo accanto, mi accompagnasse, e poi l'aver conosciuto la sua spiritualità, che è molto immensa, molto spesso noi ci limitiamo a alcuni aneddoti che so rimbiccioliscono la sua figura. Invece la, la, sua, la sua obbedienza, la, la, il tratto che mi, ha, che mi colpisce, la sua obbedienza in defesa, senza come dire, controbattere, anche se sapeva di avere ragione, di essere dalla parte del Signore. Beh, e adesso bene. se vuoi puoi chiedere ai nostri telespettatori qualcosa, un, immagino una preghiera speciale certo, per te sì, in questi sì. giorni di preparazione. Certo, innanzitutto chiedo la, di accompagnarmi con la preghiera, che come dire, è quel filo che ci lega tutti, noi che siamo di, in cammino di fede, è il filo rosso che lega le nostre vite con l'alto. Quindi vi chiedo di pregare per me e di chiedere al Signore soprattutto un cuore docile e fedele che a pochi giorni mi sono chiamato a, fare il mio, a presentare il mio sì definitivo con la professione perpetua. E questo vi chiedo di accompagnarmi, sostenermi eh, con la vostra preghiera. Allora, ritorniamo insieme in diretta con queste belle immagini sul sagrato. Un folto gruppo di pellegrini sta entrando per l'ingresso che dà sulla navata centrale della nostra chiesa. Vedete sul sagrato. Noi abbiamo ancora l'albero di Natale, ancora più a sinistra il presepe che vi invitiamo a venire a visitare perché resterà allestito ancora per diverso tempo, il presepe artistico realizzato dal padre guardiano fra Rinaldo Totaro. In questi giorni nonostante le basse temperature, il, il periodo, la stagione invernale, sono tanti i gruppi in visita al nostro amato padre Pio, oggi c'è un gruppo dalla Polonia, probabilmente quello che abbiamo visto, ma ci sono anche gruppi dagli Stati Uniti, poi ovviamente tanti pellegrini da tutta Italia, eh, ma non solo San Giovanni Rotondo, come dicevamo già in apertura, con l'agenda del santuario vogliamo tenere uno sguardo aperto e attento anche al territorio circostante e quando diciamo San Giovanni Rotondo, inevitabilmente i passi della nostra spiritualità ci portano anche a monte sant'angelo nella sacra spelonca e non solo io vedo già collegata con noi la vice sindaco di monte sant'angelo nonché assessore alla cultura rosa palomba buongiorno 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 a te e a tutto lo studio e agli ospiti che vi seguono da casa Bentrovata, ecco, grazie per la tua disponibilità e per il tuo tempo. Ti abbiamo convocato stamattina, cara eh, vice sindaco, per illustrarci quello che è successo, sta succedendo e succederà ecco, a Monte Sant'Angelo. Grazie quindi, a te la parola. Grazie a te. E allora, Monte Sant'Angelo, ieri siamo partiti con uh, il progetto parte l'anno della, della capitale della cultura regionale Monte Sant'Angelo sarà eh, il, diciamo, eh, il centro culturale della, per tutto il 2024. Con il progetto internazionale, ieri abbiamo aperto il cammino di Micael ospitando il rettore dell'Abbazia. Di Mont Saint-Michel, al quale siamo legati con, da un patto da un gemellaggio fatto nel 2019 all'interno del Festival Michael. Il cammino di Michael eh, unisce i grandi centri dedicati all'Arcangelo San Michele, eh, centri eh, internazionali eh, che vanno dalla Gran Bretagna passando per la Francia, l'Italia, la Grecia fino ad Israele, con l'ambizioso progetto di. Uh, richiedere il riconoscimento della via Michaelica come itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Infatti saranno due momenti uh, tra tanti all'interno del ricco cartellone uh, di appuntamenti, uh, due saranno gli eventi legati proprio ai cammini, ai pellegrinaggi all'interno del calendario. Uh, il primo nel, durante il Festival Michael. Accoglieremo eh, la, una riunione della rete europea dei centri micaelici e ad ottobre invece l'Assemblea Nazionale eh, l'Assemblea europea delle, delle, della Via Francigena eh, che eh, è un. Sarà un grande appuntamento. Quindi eh, ci daremo eh, quindi tutti appuntamento a Monte Sant'Angelo e eh, questo perché è un monte in cammino. Che è anche il titolo del dossier, eh, come dire, è al centro e si pone al centro eh, dell'Europa. Molto, molto bello questo, questo titolo. <ride> un monte in cammino è davvero evocativo. Eh, carissima vice sindaco, dove possiamo reperire eh, le informazioni su internet di quello che eh, sta per succedere a Monte Sant'Angelo quest'anno, che vi vede appunto capitale regionale della cultura? Eh, ecco, se c'è un sito di riferimento che possiamo attenzionare. Sicuramente il sito ufficiale, quello del, del comune di Monte Sant'Angelo, tra l'altro, ecco, invito tutti a seguire eh, quelle che saranno le attività culturali nell'anno della capitale regionale. Tra l'altro, lunedì 22 avremo. Il presidente regionale Michele Emiliano con le, uh, tutte le, uh, le agenzie regionali con le associazioni partecipate della, della regione perché uh, ci sarà ecco la consegna ufficiale anche se vogliamo il passaggio di consegna da mesagna Sant'Angelo per questo anno che si prevede uh, insomma spettacolare questo tra l'altro ci um, in un certo qual modo ci conduce poi, ci condurrà anche al 2025, l'anno che vede impegnata anche San Giovanni Rotondo in, nel, durante appunto il giubileo del 2025, quindi ecco, continuiamo a parlare di uh, pellegrinaggi, di cammini, sempre um, in, in rete anche con i comuni del Gargano che sono particolarmente no, attivi da questo punto di vista. Grazie, grazie vice sindaco, siamo davvero contenti che ci aspettano giorni, mesi ed anni così intensi per il nostro territorio in maniera tale da poter offrire ai tanti eh, pellegrini che arrivano sul Gargano più di un'occasione. Per eh, coltivare la propria fede, il proprio percorso di crescita umano, spirituale culturale, perché, perché no? Per cui senza dubbio ci risentiremo anche in futuro, magari in un futuro molto prossimo. Io, intanto, davvero eh, vi ringrazio per la disponibilità e, eh... Grazie a voi, grazie a voi, e buon lavoro a tutto lo staff di eh, Telepadre Pio. Grazie, grazie ancora. Uh, auguri di buon proseguimento di giornata e di buon lavoro anche a te. Come detto, ci uh, ritroveremo presto. L'appuntamento con l'agenda del santuario invece è fissato per ogni giovedì alle 11. Personalmente mi ritroverete anche il sabato, per il sabato di Just Today, dove approfitteremo, essendo appunto fine settimana, per recuperare date, appuntamenti, orari e per guidarvi ecco, alla vostra visita nel nostro santuario e sul nostro... Territorio. Prima di salutarci voglio anche approfittare per ricordarvi che sarà recuperato un concerto nella uh, nostra chiesa Santa Maria delle Grazie, il concerto di, uh, del cantautore Giovanni Caccamo. State già vedendo la grafica a tutto schermo, un cantautore italiano scoperto da Franco Battiato, e divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte. Il Festival di Sanremo 2015, Festival di Sanremo che peraltro a breve ritroveremo, eh, su, come dire, sulle pagine dei nostri giornali, su tutti i, gli organi di, di stampa e di comunicazione. Eh, ma poi, ecco, la sua carriera di lì dal 2015 è proseguita con tutta una serie di eh, successi e oggi scrive non solo per se stesso, ma anche per i più grandi cantautori italiani. Tra l'altro è Ehm, anche l'autore di un uh, progetto molto interessante, un progetto culturale molto interessante di cui parleremo più approfonditamente la settimana prossima, mi auguro proprio con lui. Intanto vi ricordo che venerdì 19 gennaio alle 20.30 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie terrà un suo concerto. La mattina, come potete leggere dalla locandina, incontrerà anche eh, gli studenti. Del ITET Luigi Di Maggio, sicuramente anche quello un incontro molto bello, ma quello riservato agli studenti invece. Chiunque voglia conoscere questo straordinario cantautore e poter apprezzare la sua musica può venire venerdì 19 gennaio alle 20.30 presso la chiesa Santa Maria delle Grazie. Noi eh, siamo giunti al termine di questa prima puntata dell'agenda del santuario condotta da me e spero di aver reso il servizio utile. Ci ritroveremo come detto già sabato per Just Today e poi giovedì. Prossimo sempre alle 11. Vi auguro buona giornata in compagnia di Padre Pio TV.